23 novembre, in serata, ad un certo punto la terra incomincia a vibrare, incominciano a cadere calcinacci da case, da palazzi, incominciano a crollare gli edifici. È il terremoto. Il liceo Senzale di Nocera Inferiore vuole informare i propri ragazzi su cosa sia stato nel 1980 il terremoto e cosa è avvenuto. Il terremoto dell'80 è stata una data di scrimine, perché da quel momento in poi, vista anche le criticità dei soccorsi che furono realizzati, il concetto di protezione civile è nato proprio a seguito dei fatti del 1980. Noi tra l'altro in collegamento abbiamo avuto a distanza il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, quindi uno dei momenti più significativi della storia nazionale fu il terremoto nostro campano, anche a causa di questo aspetto che è essenziale. Tutte poi le tragedie successive sono state gestite e organizzate grazie al lavoro fatto in quegli anni. Pertini fece un intervento anche coraggioso, perché mise in evidenza alcuni limiti che in quei giorni vennero a realizzarsi, e poi appunto da lì poi è nato tutto lo sforzo straordinariamente meritorio dello Stato di creazione di oggi di quello che è forse uno dei punti più importanti, che è appunto il Dipartimento della Protezione Civile. Questo rientra nei programmi, perché ovviamente parliamo di un aspetto tecnico quale quello dei terremoti. Penso che le congratulazioni e i complimenti vadano trasferite ai docenti in generale della nostra scuola, come di tutte le istituzioni scolastiche, perché svolgono un'attività davvero importante e davvero meritoria. Ma porto la memoria dell'esperienza di mio padre, che come maresciallo dei carabinieri a Vibo Valentia fu trasferito a Laviano proprio per aiutare. Gerardo Fasanino, già comandante della stazione dei carabinieri di Nocera Superiore. Si trasferì a Laviano, fu uno dei carabinieri che diede disponibilità a trasferirsi per supportare il territorio colpito pesantemente dal sisma, e ho vissuto l'infanzia con i racconti anche di mia madre, che appunto diceva di queste roulotte dove tutti vivevano accampati, e lei seguì mio padre con mia sorella, che era nata a febbraio, terremoto di novembre, e la grande umanità e la grande rete di solidarietà che poi si è costruita intorno a quei territori, così come però anche il grande lavoro delle forze dell'ordine per contrastare lo sciacallaggio anche politico legato alla gestione delle risorse economiche. Il messaggio da dare ai ragazzi, col plauso ovviamente della scuola che permette di creare questi momenti, è che la memoria è importante. I geologi eseguono delle radiografie, diciamo, nel sottosuolo, e cercano poi, insieme al gruppo tecnico, ingegneri, architetti, tutta la progettazione, di poter finalmente andare a realizzare, a costruire degli edifici teoricamente asismici o che sopportino meglio, diciamo così, le sollecitazioni e le amplificazioni dei vari territori. Le norme attuali sono relativamente giovani, perché forse lei ricorderà quando è crollata quella scuola nel Molise. A quel punto il Presidente della Repubblica dell'epoca entrò a gamba tesa e disse: dobbiamo adottare una nuova tipologia di normativa. Nel tempo si sono evolute e oggi siamo alla versione del 2018, che è quella là un po' più specifica ed è anche un po' più quella all'avanguardia. Quindi sulle costruzioni nuove che escono con questa normativa attuale c'è un grande capitolo, che è quello della sismica. Le costruzioni precedenti, i fattori sono molteplici. Per gli edifici pubblici la norma obbliga alla vulnerabilità sismica. Fatta la vulnerabilità sismica si può intervenire per cercare di migliorare o adeguare sismicamente gli edifici pubblici. Per la parte privata dobbiamo fare, è il grande problema, dobbiamo fare un po' di storia. C'è un periodo particolare della nostra storia che va a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 in cui l'edilizia è di qualità alquanto scadente, ma per motivi semplici: non c'era la unificazione dei materiali, i cementi si
realizzavano in cantiere, quindi dipendeva dalla bravura individuale di uno o dell'altra maestranza. Oggi sono certificati da impianti, l'acciaio era quello che era, la velocità era necessaria perché era un periodo altamente speculativo, quindi quella è l'edilizia attualmente più debole, che purtroppo, siccome gli italiani hanno tutta la casa, è quella più presente sul nostro territorio. C'è stata un'opportunità in questi anni, è stata colta poco ed è stata colta male, che è quella del sisma bonus.